Ciao ragazzi, è arrivato il momento, siamo ad inizio anno. Questo che cosa significa? Che devo farvi vedere tutto il top del 2019, quindi faremo oggi gli awards dell'anno passato, quindi per tutte le categorie di make up vi dirò quali secondo me sono i prodotti migliori e quindi quali sono stati quelli che nell'anno passato ho utilizzato di più e che sicuramente continuerò ad utilizzare nel 2020. Un sacco di questi prodotti mi chiedete sempre: Nicole, che cosa hai usato oggi? Cosa hai usato oggi? Quindi oggi sveleremo tutto quanto e vi farò vedere appunto per ogni categoria il top dei top. Iniziamo naturalmente dai primer e certe cose non cambiano. Mi sa che l'anno scorso il mio primer preferito era The Pore Fashional di Benefit, quello standard. Quest'anno invece voglio inserirvi il The Pore Fashional versione Pearl. Come sapete, l'ho utilizzato anche oggi, lo utilizzo praticamente ogni giorno. Questo è il mio primer preferito, rende la mia pelle come pesca, non si vedono i pori dilatati, sembra liscissima e anche il fondotinta mi dà un effetto super naturale quando utilizzo questo primer. Indipendentemente dal fondotinta che utilizzo, mi aiuta tantissimo a rendere, ragazzi, la pelle effetto filtro di Instagram, effetto appunto super levigato, e amo questo primer. Ho utilizzato chili, chili e chili di The Professional, quello verde in versione standard, e adesso sto adorando anche la versione Pearl. Quindi se siete alla ricerca di un ottimo primer, sicuramente vi consiglio questo. Il fatto che sia oil free quindi lo rende perfetto anche per le pelli miste, grasse come la mia, quindi amo. Poi arriviamo ai fondotinta, ragazzi. Allora, è stato super difficile, ovviamente per ogni categoria io vorrei dirvi uno, il vincitore e basta, ma per i fondotinta non mi è stato possibile. Ne ho tre che ho adorato e sono tutti e tre praticamente alla pari, quindi devo assolutamente menzionarli tutti e tre. Non so come mai, ma nel 2019 ho scoperto veramente un sacco di fondotinta che adoro e con cui mi sono trovata da Dio. Il primo è questo di Diego Dalla Palma e si chiama Nudissimo. Sì, si chiama Nudissimo, non c'è scritto sul packaging ma c'è scritto sotto sull'etichetta. Il mio è la colorazione 242N, quindi mi chiedete spessissimo le colorazioni, però ragazzi attenzione che anche se pensate di avere magari lo stesso mio colore, lo stesso mio sottotono, non è detto che sia davvero così, anche perché comunque qui mi vedete con le luci artificiali, quindi magari non è proprio il mio colore quello che pensate che sia, ok? Quindi non andate mai a prendere un fondotinta della tonalità che uso io perché siete convinte di avere la stessa tonalità. Provatelo sempre, sempre, sempre. Io consiglio di provarlo sul collo. C'è chi consiglia di provare il fondotinta sui polsi, ma se avete la pelle delicata, sensibile, che si arrossa facilmente come la mia, rischiate veramente di comprare il fondotinta sbagliato, e l'ho fatto in passato, quindi quello che vi consiglio è di provare il fondotinta sul collo e solo poi decidere se acquistarlo o meno. Anzi, l'ideale sarebbe aspettare una decina di minuti per vedere se si ossida, perché molti fondotinta purtroppo hanno questa pecca che una volta applicati magari sono, ok, chiari della vostra carnagione, dopo 15 minuti diventano più scuri e questo dà l'effetto maschera, anche se poi siamo stati attentissimi a selezionare la nuance giusta. Quindi state sempre attenti ai fondotinta che si ossidano, e questo non succede con i fondotinta di cui vi parlerò oggi, quindi questo almeno potete andare sul sicuro. Appunto, il primo è di Diego Dalla Palma, il Nudissimo. Amo questo fondotinta, è perfetto fino a sera, vabbè, lo applico sempre ovviamente con un primer prima, però ragazzi lo sto indossando anche oggi, tra l'altro questa è la tonalità perfetta per me. Sono tipo al terzo flacone di questo fondotinta, tanto per farvi capire quanto lo adoro. Lo utilizzo sempre e solo come tutti i fondotinta con la Beauty Blender, quindi lo applico sempre e solo con la Beauty Blender inumidita prima, mi raccomando. Potete usarla anche asciutta, però uno, assorbe più prodotto, e due, il risultato secondo me non è così naturale perché va anche a darvi una coprenza più forte. Questo fondotinta lo adoro e continuo ad utilizzarlo, non mi dà problemi alla pelle, è fantastico. Poi, altro fondotinta che ho adorato, allora parliamo prima di questo. Si può vedere che sto finendo anche questa boccetta. Questo è il Dior Forever, questo è la versione matte, perché poi c'è anche la versione idratante. Lo riconoscete dalla boccetta perché questa è appunto opaca ed è quella per pelli miste. Ovviamente se avete la pelle secca o normale potete provare l'altra versione
del, mi sa che si chiama comunque sempre Dior Forever. Questo è allora tenuta, lunga tenuta 24 ore, e la cosa che più mi piace di questo fondotinta è che ha un fattore protezione 35, ragazzi, che è un fattore protezione molto molto alto. Difficilmente si trovano fondotinta con un fattore protezione così alto, e l'ho utilizzato tantissimo in estate, a dire la verità, proprio appunto grazie al fattore protezione. In realtà lo utilizzo sempre anche in inverno, però ero più motivata in estate visto che il sole picchia molto più forte, anche se ve lo dico sempre, abbiamo sempre bisogno dell'SPF anche in inverno, quindi avere un SPF così alto anche in inverno è sicuramente un toccasana per la pelle. Anche questo, stessa identica cosa di quello di Diego Dalla Palma di cui vi ho appena parlato, dà un effetto pelle di porcellana, pelle perfetta, e non è scontato, perché di solito i prodotti che hanno fattore protezione alto ti danno quell'effetto maschera cremosa che si vede addosso. Con questo non succede, e Dior per il fondotinta è sempre 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 top, devo dire. Quindi anche questo, non appena l'ho provato e schizzato in vetta tutte le mie classifiche sui fondotinta, è pazzesco, provatelo. E poi altro fondotinta che voglio menzionare è di Femine e si chiama Come fossi una bambola. Questo è un fondotinta che mi hanno spedito quando ho collaborato con questo brand. La collaborazione non aveva assolutamente nulla a che fare in realtà con il fondotinta, però io l'ho provato, l'ho testato, e ragazzi, wow. Allora, l'unica cosa che non mi piace di questo fondotinta, voglio essere molto onesta con voi, è che l'ho utilizzato non tantissimo e ce n'è poco, cioè ce n'è veramente pochissimo di prodotto all'interno, e quando ho iniziato ad utilizzarlo la quantità di prodotto non arrivava fino alla fine, quindi si inizia già a partire da metà, non lo so, tre quarti di boccetta, e dura veramente veramente poco, il che mi dispiace perché amo questo fondotinta, ma non credo mi durerà ancora tanto, perché lo vedete è quasi finito. Questo effettivamente si chiama Porcelain Effect Enlightening Foundation ed effettivamente dà un effetto porcellana, a parte che la tonalità è perfetta per me. Ovviamente il brand ha mandato questo fondotinta a me e quindi hanno azzeccato la tonalità perfetta, non so come abbiano fatto, perché uno me ne hanno mandato e la tonalità è, cioè, top. Il fatto appunto è che appunto ti dà questo effetto porcellana, pelle perfetta senza che si vedano i pori dilatati, le imperfezioni eccetera, ma al contempo senza essere troppo troppo coprente. Non mi piacciono i fondotinta che sono né troppo poco né troppo coprenti, quindi cerco sempre quella via di mezzo. Ovviamente dipende un po' da quanto imperfezioni in quel periodo, in questo momento ho qualche brufoletto come il mio solito, ma niente di esagerato, e questo lo adoro. Questo fondotinta però secondo me non è tanto indicato per chi ha la pelle secca, perché io che ho la pelle mista me la sento abbastanza, non voglio dire tirare, ma sento che me la rende molto più matte rispetto magari agli altri fondotinta. Ecco perché quando uso questo fondotinta o non metto cipria proprio, oppure la metto soltanto nella zona T, perché non ne ho proprio bisogno, e quindi questo può essere magari un incentivo in più ad acquistarlo, perché risparmiate sulla cifra, sulla cipria. Però vale la pena provarlo, non è famosissimo questo brand Femine, ma dateci un'occhiata, perché sia per la skincare che appunto per il fondotinta è top. Categoria correttori. Allora, nell'anno passato, come sapete, ho collaborato con IT Cosmetics, questo brand che è uscito da poco in Italia, in realtà è già huge negli Stati Uniti, è già famosissimo. Un prodotto però in particolare che io amo di IT Cosmetics, e by the way voglio menzionare che in questo video non c'è niente di sponsorizzato, ok? Quindi magari sì, vi menziono prodotti di brand con cui ho lavorato, con cui sto lavorando, ma non c'è nulla di sponsorizzato in questo video, se li menziono è solo perché uso quei determinati prodotti e mi piacciono, tanto per far chiarezza. E questo, il loro correttore, questo è, vi dico anche la tonalità, la mia è la 10.5 Light. Allora, questo correttore è il perfetto binomio tra coprenza e effetto naturale, perché è super coprente e full coverage, ma non ti dà quell'effetto pastoso
cremoso da mascherone che tanti correttori ti danno, specialmente se siete sopra i 30 anni, ok? Molto spesso i correttori vanno a finire nelle pieghette, rughette, eccetera. Oh, con questo non mi capita. L'unica cosa molto importante ho notato con tutti i correttori è andare subito, non appena l'ho applicato, vado subito a fissarlo con la cipria, non aspetto, e questo mi aiuta tantissimo. Provate questo trucchetto se avete il problema del correttore che vi va nelle pieghette, vi segna le rughe. Provate questo trucchetto, lo applicate, lo stendete. Io uso la Beauty Blender e poi subito con la Beauty Blender picchietto sulla cipria, è fantastico. L'ho utilizzato anche oggi, lo utilizzo sempre, copre benissimo, ma appunto non dà quell'effetto finto. E poi, altro correttore che voglio menzionare è quello di Jeffree Star, e come si chiama? Ok, non c'è il nome sulla confezione, quindi non so dirvi come si chiama, ma ve lo scriverò naturalmente. E questo, vabbè, oltre al fatto che il packaging è strafigo, perché sembra, vabbè che il mio aveva la stellina, qui si è rotta. Ma a parte questo, il packaging, un po' di tutti i prodotti Jeffree Star in realtà, in particolare però di questo, sembra una bacchetta magica. Ma io, cioè, perché quando premo rec non riesco più a parlare? Deve esserci qualcosa, mi emoziono ogni volta, dopo 10 anni sono ancora qua che mi emoziono quando filmo. Però mi piace un sacco il packaging di questo prodotto, ragazzi, cioè dovevo menzionare il packaging perché per me, lo sapete, è sempre importante anche il packaging. Lo so che non dovrei starci attenta, però ragazzi, volete avere una bacchetta magica fighissima con questo diamante rosa così sulla vostra scrivania, sulla vostra postazione trucco? È una figata. Ma il correttore è anch'esso pazzesco. Devo dire la verità, questo è un pochino troppo chiaro per me, quindi sto attenta ad utilizzarlo, non utilizzo troppo perché quando l'ho acquistato ce n'erano un sacco di tonalità. Ovviamente si acquista su internet perché almeno a Trieste non si trova negli store, e quindi l'ho acquistato su internet ed è stato molto difficile trovare la tonalità giusta, quindi ho preso una tonalità che è leggermente troppo chiara per me, quindi non ne metto tantissimo e vado a sfumarlo molto molto bene, ma ragazzi è pazzesco. Stessa cosa, buonissima coprenza, non troppa, non troppo poca, e si stende benissimo e non ti dà effetto cerone. Poi ciprie, come sapete sono molto molto importanti le ciprie, specialmente se avete la pelle mista, grassa, perché altrimenti il fondotinta non vi dura una cippa. Quindi ne ho due da menzionare. Allora, la prima, ed è quella che amo da sempre, avrò utilizzato, non lo so, tipo ormai già 5 o 6 vasetti di questa cipria, infatti anche questo è praticamente finito, mannaggia. Questa è la Poudre Première. Io, cioè, vi prego, smettetela di mettere i nomi in francese, Givenchy, lo so, sei francese, però io ho veramente difficoltà. Allora, Poudre Première, se l'ho detto sbagliato correggetemi voi che lo sapete nei commenti. Questa è una polvere libera traslucida, vorrei tanto che Givenchy la facesse anche compatta, perché purtroppo io ci litigo sempre con le polveri libere perché finiscono ovunque, e dopo aver finito di truccarmi devo pulire i vestiti, pulire la scrivania, pulire il resto dei prodotti che si è impolverato, ok? Ma a parte questo, tanto prodotto va a sprecarsi con le polveri libere. Però ragazzi, questa cipria è fenomenale, fissa perfettamente il fondotinta, il correttore, non ho bisogno di andare a ritoccare la base durante la giornata, è fantastica, secondo me è una delle migliori ciprie assolutamente in commercio. Ovviamente lo sapete, Givenchy costicchia, non è proprio low cost come marchio, anzi, però secondo me vale tutto il prezzo che ha. Questa cipria è fantastica e comunque, stando attenti a non sprecarne troppa, dura anche moltissimo perché ce n'è tanto di prodotto all'interno. E poi altra cipria che voglio menzionare è quella di Mesau da Milano, si chiama Celestial Veil, polvere libera fissante, e ovviamente la tonalità è invisible di entrambe in realtà le cipre, la tonalità è traslucida, quindi non c'è colorazione. Questa è una cipra che ho iniziato ad utilizzare semplicemente perché mi è stata inviata, quindi ce l'avevo, ho detto ok, la provo. Da lì praticamente ho sempre solo alternato queste due ciprie, è favolosa, è super super sottile, mi ricorda un po' la Ultra HD di Make Up For Ever, non dà l'effetto con il flash bianco come la famosissima foto di Nicole Kidman che abbiamo visto tutti girare su internet qualche anno fa, fissa molto molto bene ma non lascia residui, appunto, quindi è molto molto semplice da applicare, da utilizzare. E poi amo le cipre traslucide perché non hanno colorazione, quindi so che vanno benissimo con la mia carnagione. L'unica cosa che vi consiglierei di stare attenti, se avete la pelle abbastanza scura o comunque un sottotono
tono caldo olivastro, stateci attente perché queste ciprie possono essere un pochino troppo, far sembrare la vostra pelle un pochino troppo asci, tipo color cenere, quindi stateci attenti. Ho sentito che per chi ha la carnagione scura possono essere un po' difficili da utilizzare, se invece avete la carnagione chiarissima da fantasma come me, andate tranquilli, ve lo posso garantire, perché sono invisibili e queste le adoro entrambe, non potevo scegliere tra una e l'altra, veramente, dovevo menzionarle entrambe. Poi arriviamo, ragazzi, alla terra. Qui ormai io lo so, già lo sapete tutti perché mi conoscete, penso che non ci sia una singola persona che sta vedendo questo video che non sa quale terra io andrò adesso a menzionare. Stoppate il video e scrivetemi la terra che secondo voi sto per menzionare, sono sicura che lo sapete tutti. Ovviamente è la Hoola, vi faccio vedere la palette Cheek Leaders perché è quella che sto utilizzando in questo periodo, ma all'interno c'è la Hoola che è questa. Ho finito, ragazzi, vabbè, la Hoola io la uso da prima di iniziare YouTube e da ben prima di iniziare le mie collaborazioni con Benefit, quindi potete immaginare che per me appunto è ormai un must have, non posso vivere senza la Hoola, è di un sottotono freddo perfetto per appunto per essere utilizzata come contouring, va benissimo anche se avete la carnagione chiara. In realtà loro hanno fatto la Hoola Light, ma io mi ritrovo sempre ad utilizzare la Hoola normale, perché secondo me, anche se non è chiarissima, va bene per le carnagioni chiare se si va a sfumarla bene, e mentre la Hoola Light risulta secondo me un pochino troppo poco visibile se si vuole fare un bel gioco di chiaroscuri. E poi invece come blush vi menzionerò il Dandelion, che sto utilizzando tantissimo in questo periodo, ma la verità è, ragazzi, che come blush io uso un po' quello che mi capita sotto tiro, cioè non sto attenta ai blush. Sì, ce ne sono alcuni che durano un po' di più, alcuni durano un po' di meno, ma se vai a fissarli con il primer prima e con lo spray fissante dopo, in realtà uno vale l'altro, quindi non mi sento di andare propriamente a menzionare blush perché non ci sto mai attenta. Uso sempre quelli che sono più o meno rosati, eccetera, perché quelli che virano sul viola sono sempre troppo scuri per me, però a parte questo non mi voglio soffermare sul blush perché appunto ne ho a migliaia e li uso proprio a caso. Arriviamo alla palette occhi ombretti. Allora, che cosa ho usato di più? Non è stato semplice in realtà scegliere gli ombretti, la palette da farvi vedere, da menzionare in questo video, ma alla fine mi sono decisa perché quella che ho utilizzato di più, ragazzi, è assolutamente la Naked Honey di Urban Decay. Sarà che ha queste tonalità calde, meravigliose, sarà che io amo gli smokey eye, lo sapete, il mio signature look è assolutamente labbra nude, contouring, illuminante e smokey eye sui toni del marrone, e questa la utilizzo tantissimo, la adoro, specialmente negli ultimi mesi del 2019, non mi ricordo adesso quando è uscita, mi sa che non è uscita ad inizio anno, deve essere uscita più o meno metà, fine anno, non me lo ricordo nemmeno, so solo che da quando l'ho ricevuta, perché ovviamente lavoro con Urban Decay, lo sapete, un brand con cui lavoro e quindi mi è stata appunto regalata dal brand, un po' come tutti i prodotti che vedete in questo video, a parte i due prodotti che vi menzionerò di Jeffree Star, mi sono stati tutti inviati, ma questa, ragazzi, è pazzesca, io amo, amo, amo i colori di questa palette, posso creare un trucco opaco, utilizzo tantissimo questi due colori e poi l'ultimo, ma uso moltissimo anche questo marroncino glitterato. Questo giallino è anche molto molto bello da inserire nella piega, nella palpebra fissa, e poi anche questo color miele è fenomenale, ragazzi. Ultimamente sto usando sempre solo lei per i miei make up, vorrei che ci fosse un marrone anche un pochino più scuro, però è pazzesca. E alla fine non ci sono colorazioni così pazze, colorazioni così wow da dire cavolo che figata questa palette eccetera, però per quanto mi riguarda questi sono i colori che uso di più, quindi per me è perfetta. Ovviamente non ho menzionato i due nude che uso sempre prima di iniziare, dopo la base e prima di iniziare
con tutto il resto degli ombretti, ma per me questa è la palette perfetta. C'è il giusto equilibrio tra colori glitterati, tra colori opachi, l'amo, quindi dovevo assolutamente inserire questa. Se dovevo parlare di una palette, doveva essere lei, la Naked Honey. Poi arriviamo alla categoria eyeliner matite. Allora, non ho eyeliner in particolare che voglio menzionare, perché ne ho utilizzati diversi. Forse l'unico che mi è piaciuto di più è il Better Than Sex eyeliner di Too Faced, ma in realtà un prodotto che spicca davvero tanto in questa categoria è lei, è la matita per occhi di Victoria Beckham Beauty. Ragazzi, questa matita occhi è la migliore matita occhi che io abbia mai provato. Scrive che è un piacere, è morbidissima, è fantastica. Ovviamente, essendo molto morbida, si va a consumare molto velocemente, ma non ha nessuna importanza perché, ragazzi, lascia un tratto nero, intenso, facilissimo da usare, facilissima da sfumare, è fantastica. La uso sia sopra le ciglia che all'interno, nella rima interna, inferiore e superiore. La adoro. Dovevo assolutamente menzionare questa matita perché quando l'ho utilizzata per la prima volta, mi sa che era in video con voi, sì, era in video con voi, mi sono stupita tantissimo, è pazzesca. Anche questa lo so che ha un costo non esattamente basso e non è esattamente low cost, ma se volete una matita fenomenale, cioè la migliore matita che abbiate mai provato, è lei, ragazzi, assolutamente. Dovevo menzionarla, so che la categoria matita eyeliner non è una categoria fighissima, eccetera, eccetera, ma questa meritava. Poi, categoria mascara, anche qua per me era impossibile sceglierne soltanto uno, ragazzi, quindi ve ne menzionerò tre, ok? Non ce l'ho fatta proprio, sono tre e tutti e tre sono praticamente allo stesso livello, quindi non riuscivo a scegliere. Allora, alcune cose devo dire non cambiano, perché anche quest'anno i miei preferiti sono Better Than Sex di Too Faced. Questo è un packaging particolare perché era uscito con la collezione Tutti Frutti, però è lui, è il Better Than Sex. Amo questo mascara, e forse è l'unico che riesce a volumizzare le mie ciglia in una maniera pazzesca. Nessun altro mascara riesce a dare tanto tanto volume alle mie ciglia, e lo scovolino, lo conoscete, è un pochino più ampio ai lati, all'interno è un pochino più sottile. Non so come ci siano riusciti, ma il volume che mi dà questo mascara io non l'ho mai visto con nessun altro mascara, proprio per questo che non riesco ad abbandonarlo, e non voglio abbandonarlo perché mi fa le ciglia proprio da bambi, è pazzesco. Poi, altro mascara, ovviamente anche qui già lo sapete, e lui è il Bad Girl Bang di Benefit. Amo questo mascara, anche questo volumizza tantissimo le mie ciglia, ma questo le rende anche super super lunghe. Tant'è che ho sempre il problema con questo mascara che le ciglia diventano talmente lunghe che vanno a toccare praticamente il mio sopracciglio, e purtroppo a volte mi capita che mi lasci i puntini neri. Questa è l'unica pecca di questo mascara, però ragazzi, l'effetto ciglia finte che ti dà questo mascara, entrambi in realtà vanno lavorati molto, sia il Better Than Sex che il Bad Girl Bang vanno lavorati molto, quindi non sono mascara che vai a fare una passata e sei a posto. Io lavoro tantissimo, sto attenta ad iniziare bene 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 dalla base e poi vado verso l'esterno, all'esterno dell'occhio vado verso l'esterno e invece poi vado verso l'alto, quindi sono un pochino, cioè ci metti un po' ad applicarli per bene, ma l'effetto, ragazzi, l'effetto è ciglia finte, pazzesco. Altro mascara che voglio menzionare è lui, e si chiama, non so mai i nomi dei prodotti, si chiama Damn Girl, ed è anche lui di Too Faced. Voglio inserire questo perché, ragazzi, anche lui ti dà un effetto ciglia finte che è qualcosa di spettacolare. Too Faced ultimamente mi sta stupendo molto per quanto riguarda i mascara. Devo dire, quando è uscito questo ho pensato, ok ragazzi, il mio mascara preferito, almeno di questo brand, è sicuramente il Better Than Sex. Questo non potrà mai essere a livello del Better Than Sex, invece è a livello del Better Than Sex. Mi dà un volume alle ciglia che io non so come faccia questo brand, ma mi dà un volume alle ciglia pazzesco, le allunga tantissimo, non mi lascia i puntini neri sotto le sopracciglia, cosa molto molto importante, non è né troppo liquido né troppo pastoso. L'unico problemino è che questo
questo, come si chiama, scovolino è... Oh, ciao gatto Denver, se ne sta andando. È gigantesco. Quindi devo sempre stare attenta perché tendo a sbavare. Però non lo cambierei assolutamente perché il suo lavoro lo fa alla perfezione. Stessa cosa, effetto ciglia finte, pazzesco. Provatelo e poi saprete dirmi. Alcuni si trovano meglio con uno, altri si trovano meglio con l'altro di Too Faced. Per me sono a ugual misura, cioè sono pazzeschi entrambi. Quindi vedete un po' voi, se avete gli occhi piccolini, forse però non vi consiglierei questo, perché appunto essendo lo scovolino così grosso rischiate veramente di fare un casino. Quindi magari vedete, ma per me sono tutti e tre veramente al top dei top questi mascara e non potrei vivere senza. Categoria spray fissanti, fixing spray che vanno a fissare il trucco una volta che abbiamo finito con la nostra full face. Allora ragazzi, anche qui voglio menzionarne due perché non ho saputo scegliere e sono loro. Uno è Long Nighter di Urban Decay Makeup Setting Spray Long Lasting ed è veramente, ragazzi, a lunga tenuta. Quando spruzzo, quando uso questo fixing spray, so che il mio trucco sarà perfetto fino a notte fonda, quindi sono super tranquilla ed è anche super super strong per quanto riguarda magari i fondotinta che non hanno una buona tenuta. Con questo diventano fondotinta a lunga tenuta, quindi, e penso di avervelo menzionato anche l'anno scorso, quindi certe cose veramente non cambiano. Continuo ad utilizzare i prodotti che sono veramente veramente al top, perché se una cosa funziona, per quanto mi riguarda, non si cambia. E poi altro fixing spray che sto adorando, che ho adorato, è il Hangover 3-in-1 di Too Faced. Questo in particolare contiene un infuso all'estratto di anguria, quindi ha questo odore, questo profumo di anguria che è pazzesco. Ovviamente ce l'ho anche in versione peach e anche in versione standard, e tutti e tre sono fantastici. L'unica cosa che io non riesco a capire di questo prodotto è che loro lo pubblicizzano sia come prime, set e refresh, quindi va bene per rinfrescare il trucco, va bene per fissare il trucco, ma loro dicono che si utilizza anche per come primer. Allora, per quanto riguarda il discorso primer, secondo me non funziona, però è fantastico per fissare il trucco e per rinfrescare il make up. Stessa cosa dell'All Nighter Urban Decay, mi fa durare il trucco fino a sera. Mi piace anche il fatto che i vaporizzatori, cioè la pompetta vaporizzatrice, si chiama così forse, mi piace perché vanno proprio a vaporizzare il prodotto sulla pelle, mentre alcuni fixing spray ti lasciano, cioè ti spruzzano praticamente delle goccioline che sono un pochino troppo grandi sul viso e quindi vanno a scioglierti il make up. Questi due invece hanno proprio un effetto vaporizzazione quasi, quindi non si sente il viso bagnato e non rischio di rovinarmi il make up, che è una cosa che ho notato con alcuni fixing spray e non mi è piaciuta. Poi, categoria sopracciglia, ovviamente non posso che menzionare il mio kit in collaborazione con Benefit. Sì, ci sono io sulla scatola, lo so, è assurdo, ancora non riesco a crederci, ed è il mio kit sopracciglia top by Nicole. Come sapete è uscito nel 2019, è stato in vendita in tutti gli store Sephora d'Italia e online, è andato sold out, quindi non potete più trovarlo, ma ci sono secondo me i prodotti per sopracciglia migliori al mondo. Sono 6, in realtà 5 prodotti con il pennellino. C'è il 3D Brow Tones, poi c'è la Foolproof Brow Powder, il 24 Hour Brow Setter, la Precisely My Brow Pencil e il Brow Woo Conditioning Primer. Questo kit, se insomma ne avete sentito parlare, se mi avete sentito parlare di questo kit quando è uscito, sapete che per quanto mi riguarda è il top dei top per le sopracciglia. C'è tutto quello di cui uno ha bisogno, a parte le pinzette ovviamente, ma io sono super super fiera ed orgogliosa di questo kit, di come è andato, e quindi non posso che menzionarlo per quanto riguarda le sopracciglia. E tra l'altro nel mio quotidiano continuo sempre ad utilizzare sia il Brow Woo Conditioning Primer che la Precisely My Brow Pencil. E poi c'è ovviamente il pennello full size, tutti sono in full size in realtà, ma anche il pennello in full size per andare a pettinare le sopracciglia. E poi, ultima categoria ragazzi, arriviamo ai rossetti. Allora, la più grossa scoperta di quest'anno che ho fatto recentemente a dicembre è stato il rossetto Love You Too di MAC ed è un retro matte. Sì, solo che non riesco a trovarlo, il che mi rende molto triste, perché come faccio io adesso a vivere senza quel rossetto? Deve essere sepolto in qualche borsetta, ma le ho svuotate tutte e non riesco a trovarlo. L'unica cosa che io penso
che sia a casa di Eric, perché non so spiegarmi in alcun modo dove sia il mio rossetto, perché ragazzi, quella tonalità è nude, rosato, perfetto per le mie labbra, lo amo assolutamente. Quando lo indosso mi chiedete tutti, oddio che rossetto è? Ragazzi, è il MAC Love You Too, che non posso farvi vedere adesso perché appunto non so dove sia, ma ne ho altri da farvi vedere che sono stati anch'essi delle scoperte pazzesche in questo anno passato. C'è quello di Jeffree Star, questo è il Velour Liquid Lipstick, la confezione è tutta glitterata, ma in realtà il prodotto è opaco, anche questo è un nude fenomenale, perfetto per le mie labbra, dura benissimo fino a sera, vanno comunque ritoccati tutti quanti, almeno per quanto mi riguarda, mangio, bevo, eccetera, quindi si rovinano nell'arco della giornata, ma possono essere ritoccati. Ci sono prodotti, ci sono rossetti opachi che quando vai a riapplicarli ti formano dei grumi e le pellicine non sono un bel vedere, non mi succede con questo, specialmente con quelli liquidi capita. Invece questo, ragazzi, i prodotti Jeffree Star che ho utilizzato fino adesso sono veramente di una qualità over the top, e questo è assolutamente non si smentisce neanche lui. Altra tonalità che ho adorato nel 2019 è questo rosso aranciato che si chiama Style Shocked, ed è veramente un rosso appunto aranciato, non troppo freddo come tonalità, non troppo scuro, che io amo. Non so, fa risaltare tantissimo la mia carnagione, fa risaltare tantissimo il colore dei miei occhi, lo adoro ed è salito assolutamente in vetta ai rossetti rossi aranciati che preferisco al mondo. E poi altro rossetto che devo menzionare, faceva parte del kit natalizio con i 3 mini rossetti di MAC, è il Once Upon the Stars rossetto matte. Questo qui è piccolino, quindi purtroppo non mi durerà tantissimo, ma la colorazione, e anche questo è uscito a dicembre, quindi in realtà praticamente un sacco di rossetti miei preferiti sono usciti a dicembre, ma ragazzi, da quando li ho scoperti non faccio che utilizzarli, e questo è appunto Once Upon the Stars. Mi durerà poco perché è piccolino e mi dispiace un sacco, non so se lo fanno anche in versione full size, mi auguro veramente di sì. MAC, ti prego, se non lo fai in versione full size e non fa parte della collezione standard, ti prego inseriscilo, perché io ho bisogno di questo rossetto. Anche questo, ragazzi, è un nude perfetto per la mia carnagione, amo i nude, e quindi quando trovo i nude che mi stanno bene, che non mi fanno sembrare Morticia Adams, ok, non riesco ad abbandonarli più, e questo fa assolutamente parte di questi. Quindi, mia family, ci siamo, abbiamo finito con i Makeup Awards del 2019, fatemi sapere se avete provato alcuni dei prodotti che vi ho menzionato, come vi ci siete trovati, fatemi sapere quali sono per voi invece i prodotti top del 2019, o se ne avete soltanto uno che vi ha lasciato estasiati, fatemelo sapere nei commenti perché li leggo sempre tutti. Mi dimentico sempre di dirvelo, ma iscrivetevi al canale e lasciate like al video se vi è piaciuto, attivate anche la campanella così quando esce un nuovo video avete la notifica. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo domani che è venerdì con un nuovo video. Ciao!